Certamente, anzitutto non posso esimermi da fare una battuta perché sentire definire regioni rosse quelle che sono a conduzione leghista, insomma, forse è un cambiamento. È un cambiamento epocale. Ma detto questo, beh, i numeri sono molto importanti e in effetti è difficile capire dai numeri bruti qual è la pericolosità di questo virus, perché se noi guardiamo, sì, 1500 contagiati e circa 40 morti, si diceva stamattina, sono insomma una percentuale del 2-3%. Ora, questo cosa significa però? Beh, se noi dobbiamo fare paragone con qualche cosa di simile, ovviamente. Questo è un caso di una specie di influenza, diciamo così, no? E noi conosciamo le influenze solite, no? Lo scorso anno, per esempio, in Italia, sono state contagiate 8 milioni di persone, adesso stiamo parlando appunto di 1500, e sono morte 8 mila persone. E qui sta parlando di 40 per ora, no? Quindi per i numeri in assoluto la cosa sembrerebbe una piccolissima cosa. Il problema è che appunto 8 milioni di contagiati, 8 mila morti sono circa l'uno per mille. Mentre invece qua in realtà si sta parlando di una percentuale che poi è in accordo con quello che succede in Cina, Sì, di del circa il 2%. 2-3%. Quindi là era l'1 per 1000 e qui siamo al 2-3%, quindi vuol dire siamo 20-30 volte peggio, cioè questo è un virus molto contagioso, che ha tra l'altro dei vantaggi nei confronti, diciamo così, dell'umanità, perché mentre con l'influenza normale. A parte il fatto che bisognerebbe preoccuparsi anche di quella, perché 8.000 morti Certo, non rimangono, vanno no? E bene a quindi quelli, prescindere. appunto, non è che possiamo far finta di non vederli. Però, rispetto alle influenze normali, ci sono perlomeno due vantaggi per gli umani. Cioè, da una parte ci sono dei vaccini, poi se uno non li fa, Certo. fatti suoi, però ci sono, E poi e ci sono le soprattutto ci sono terapie gli anche. anticorpi, no? Ci sono, Gli poi, soprattutto gli anticorpi e le anticorpi che terapie, cioè abbiamo ti puoi sviluppato. curare, diciamo. Esatto, qui i vaccini ancora non ci sono ovviamente perché il ceppo è nuovo e gli anticorpi non abbiamo avuto tempo di farceli e quindi il vero problema è proprio quello di cercare di riuscire a fare quello che si sta facendo, cioè impedire il contagio, che tra l'altro è un contagio molto grande Aspetti, professore, perché. che lei non c'è mai un attimo di pausa, io non riesco ad infilarmi, ma devo dare la pubblicità. Lo faccio apposta. Lo so, lo so. No, tra l'altro